Eccoci qua, iniziamo il nostro secondo tutorial per fare la nostra rifinitura del nostro bellissimo maglione. Allora, il nostro maglione potete lasciarlo anche a punta se vi fa piacere, ok? Io invece ho fatto tutto dritto e adesso iniziamo con voi a lavorare la parte sottostante, ok? Che sarebbe questa qua. In più, sono andata avanti, ho già fatto le maniche e adesso nel secondo tutorial vi faccio vedere come lavorare le maniche e la parte sottostante. Intanto vi dico quanti giri ho fatto da qua, ok, fino all'ultimo. L'ho fatta abbastanza lunga, ok? Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 giri. E la lunghezza, e la mia lunghezza desiderata, potete fare più corto o lunga. Altrimenti potete fare questa lavorazione, ok? Senza le maniche. A gusto e piacere vostro, o manica corta, o manica tre quarti, o manica lunga come ho fatto io. Allora, c'ho da dire pure che ho iniziato il secondo gomitolone, ok? Questo. Vi do anche le misure, la lunghezza, ok? La lunghezza è di 47, ecco qua, 47 di lunghezza, ok, 47 di larghezza, vediamo, 45 di larghezza. La mia manica ha fatta bella lunga, ok. Dall'inizio fino a, aspettate, ecco qua, dall'inizio fino all'ultimo punto delle nostre maniche sono 66 di lunghezza, mi piace abbastanza lunga. Allora, diamo inizio. Adesso, se vedete bene, ok, io ho fatto dritto e dobbiamo fare la stessa cosa che ho fatto qui. Da questa parte qua, se no altrimenti potete lasciare a punta, ok, come volete voi. Diamo inizio al nostro secondo tutorial, quindi iniziamo da qua, ok? Allora, questo metto un marcapunto così lo so da dove ho iniziato, se no mi perdo, poi dopo devo contare e fare uguale come ho fatto questo qua, questa parte. Quindi iniziamo a lavorare a rovescio, ok? E dritto così dobbiamo lavorare qua. Facciamo il nostro capietto, ecco qua. Nel primo punto alto sottostante entro, ok? Entro e faccio un punto basso, ok? Adesso faccio 4 catenella, 4 no, 5, una, un punto alto e basso sono 5, ok? 2, 3, 4, 5, nascondo anche il mio filato, ecco qua. Salto, prendo il mio filo, salto 1, 2, 3, 4 e nel quinto, guardate, 1, 2, 3, 4, nel quinto è questo qua e faccio un punto alto. Vediamo se qua è la stessa cosa. 1, 2, 3, 4 e nel quinto ho iniziato, ok? Quindi 1, 2, 3, 4 e nel quinto ho iniziato. E è giusto, dovete lavorare uguale, ok? Allora, una catenella,
salto 1 nel prossimo un punto alto. Mi raccomando, le nostre caselle devono essere uguali, ok, a questa qua, vedi qua, dritto, quindi questo va a finire qua. Ecco, catenella, salto 1 nel prossimo un punto alto. Dovete lavorare così fino ad arrivare alla nostra diminuzione. Poi vi faccio vedere, la nostra diminuzione praticamente è qua. Ok, quindi quando mancano due punti alti, lavorate qua nel terzo, lasciate due liberi e torno con voi. Lavorate così, ok, punto alto, catenella, punto alto, saltando un punto alto sottostante. Eccoci qua, sono arrivata. Vedete che rimane l'ultimo fatto qua, rimane 1, 2 e 3, 3 punti alti, ok? Quindi qua adesso faremo la nostra diminuzione. Una catenella, salto 1, nel prossimo faccio un punto alto a metà, nel secondo punto alto sottostante faccio un punto alto a metà, ok, faccio 1 qua sopra, ok, e il terzo, faccio un punto alto a metà qua, che sono 4, e l'ultimo è qui, e faccio un punto alto a metà. Chiudo adesso tutte e 5, una catenella per lo spazio, vedete? Quindi salto 1, vado nel secondo punto alto, faccio un punto alto. Se vedete, va a finire proprio dritto a quello sottostante. Così lavorate salendo, ok, poi da inizio vi faccio vedere come iniziare il secondo giro. Andate avanti, eccoci qua, sono arrivata, ok, quindi è rimasto 1, 2, 3, 4, ok, quindi prendo tre volte il mio filo, faccio un punto alto triplo nell'ultimo punto alto sottostante, quindi tiro 1, tiro 2 e tiro 3, ecco qua. Torniamo, giriamo il nostro lavoro. Adesso guardo, vedete, io ho fatto questo qua. Adesso faccio questo. Quindi lascio un quadretto libero e inizio a lavorare punto alto nel secondo quadretto. Allora, quindi qua facciamo 5 catenelle per salire. 1, 2, 3, 4, 5. Salto un quadretto, vado nel prossimo un punto alto, sopra il punto alto sottostante un punto alto, ok? Lavoriamo così fino ad arrivare alla nostra diminuzione, solo con punti alti nello spazio sottostante, che è questo, punto alto nel punto alto sottostante, che è qua. Quindi andate avanti così fino ad arrivare, ok, la nostra diminuzione. Arrivate qui nel penultimo quadretto, qua sopra. Va bene? Andate avanti così. Eccoci qua, sono arrivata qui, nell'ultimo qui. Però prima di andare avanti vorrei verificare insieme a voi. Dovete guardare, ok, soprattutto quello che avete fatto sottostante. Quindi siamo qua sopra, vedete? Allora, nell'ultimo, questo qua, faccio un punto alto a metà, qua in mezzo un punto alto a metà, qui, qua, ok. Allora, sopra, che sarebbe l'ultimo quadretto, ecco qua. Dovete fare uguale perché sennò dopo si vede la differenza. Quindi qui faccio un punto alto normale, qua sopra faccio un punto alto a metà, ok, nel punto alto sottostante qui in mezzo 1, aspettate che messa, ecco 1, e secondo lo faccio qui sopra, e terzo e quarto qui, scusatemi, e quinto faccio qua nel punto alto sottostante, ecco qua. E quindi ci abbiamo 5 punti alti, ok, e lavorato a metà. E tiriamo tutti insieme qui nello spazio, iniziamo a lavorare i punti alti normale, quindi nello spazio 1 sopra il punto alto sottostante ancora 1, uno qua,
ecco qua, vedete? Allora, fino qua abbiamo lavorato un punto alto normale, poi qua sopra qui un punto alto a metà, qua lo spazio un punto alto a metà, sopra qua la chiusura un punto alto a metà, lo spazio un punto alto a metà e nel punto alto sottostante un punto alto a metà. Si chiude tutto insieme, sono 5. Poi lo spazio inizia un punto alto, nel punto alto sottostante un punto alto, lo spazio un punto alto. Date avanti lavorando così e lasciate liberi due quadretti alla fine, poi torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, sono arrivata. Ok, quindi ho lavorato l'ultimo punto alto nello spazio sottostante, quindi adesso prendo tre volte il mio filo, lascio libero qua e prendo qua nell'ultimo punto alto e faccio il mio punto alto triplo. Ok, giro il mio lavoro, faccio 5 catenella, 2, 3, 4, 5, ok, facciamo così, 5, adesso vediamo, ok, qui come abbiamo fatto, quindi ho finito questo secondo giro, devo iniziare questo qua, quindi devo lavorare punti alti a rilievo, ok, quindi lascerò 1 2 3 nel quarto inizio. Allora lascio 1 2 3 e quindi il quarto prendo così, ok, e lavoro punto alto a rilievo prendendo davanti di dietro, quindi dobbiamo lavorare così scendendo, ok, tutti i punti alti a rilievo fino ad arrivare alla nostra diminuzione, poi torno con voi, lavorate così, ok, fino, lasciate liberi due punti alti sottostante e poi torno con voi, andate avanti così lavorando punti alti a rilievo prendendo da dietro. Eccoci qua, sono arrivata, ok, quindi ho fatto l'ultimo punto alto a rilievo normale qua, quindi rimane 1 2, ok, due punti alti, quindi prendo, faccio un punto alto a rilievo prendendo da dietro a metà, adesso andiamo a diminuire il secondo a metà, ok, qui dobbiamo passare così e dobbiamo fare insieme così 3 e prossimo e sono 4 e l'ultimo che è quinto, ecco, e torniamo indietro lavorando solamente punti alti a rilievo prendendo da dietro, ok, andate avanti così, quando all'inizio ricordatevi di lasciare, ok, i tre punti alti sottostante, 1 2 3, ok, andate avanti. Eccoci qua, sono arrivata, ok, ho lasciato i miei tre punti alti, prendo tre volte il filo e faccio nell'ultimo punto alto sottostante il mio punto alto triplo, ok, ecco qua, giro il lavoro, quindi adesso io devo lasciare allora 1 2 3 4, nel quinto io inizio a lavorare, ok, le mie caselle, i miei quadrettini, allora 1 2 3 4 5, ok, riconto ancora 1 2 3 4, nel quinto entro, quindi prendo il mio filato 1 2 3 4, nel quinto entro e lavoro, ok, giro, ecco qua, lavoro un punto alto, una catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto, una catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto,
Quindi abbiamo fatto 5 catenelle, abbiamo saltato questa volta un punto alto, 2, 3, 4. Nel quinto abbiamo fatto un punto alto, una catenella, salta un punto alto, nel prossimo punto alto sottostante un punto alto, una catenella, salto 1, un punto alto. Quindi tornate indietro lavorando così fino ad arrivare al nostro, alla nostra diminuzione, ok? Andate avanti così. Eccoci qua, sono ritornata con voi, quindi una catenella, ok? Prendo il mio filo, salto questo punto, vado nel prossimo, inizio a fare la diminuzione. Punto alto a metà, nel prossimo un punto alto a metà, qua un punto alto a metà, ok? Prendo il mio filo, qua nello spazio, ma scusatemi, qua nel punto alto, un punto alto a metà, e l'ultimo qua, un punto alto a metà, e sono 5, vedete, 3 e 5. Chiudo tutte insieme, una catenella, salto un punto, nel prossimo inizio a lavorare, ok, i miei quadretti, come ho fatto vedere già prima. Ok, lasciate 4 punto alto sottostante, non lavorate i quadretti fino alla fine, poi torno con voi e diamo inizio, ok, al prossimo giro. Andate avanti. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo punto alto, ok, fatto. Quindi ho lasciato 1, 2, 3, 4. Prendo 3 volte il mio filo, vado nell'ultimo punto alto e faccio il mio punto alto triplo. Ecco qua, ecco fatto, giro, ok, vedete che si sta stringendo. Quindi adesso faccio 1 2 3 4 5 catenelle, quindi conto 1 2 3 4, 4 giri ho fatto e sto iniziando il quinto. Quindi vediamo qua cosa dobbiamo fare. 1, ho fatto 1, 2, 3, 4 e quinto. Allora lasciamo 1, iniziamo al secondo quadrettino. Ok, dovete guardare, dovete lavorare nello stesso modo che state lavorando da una parte, dovete lavorare dall'altra, uguale. Salto 1, nel prossimo entro, faccio un punto alto. Prendo il mio filo, punto alto nel punto alto sottostante, punto alto nello spazio, e così dovete lavorare, ok, fino ad arrivare alla nostra diminuzione. Andate avanti così, poi torno con voi. Ecco qua, sono arrivata, ok, ho fatto l'ultimo punto alto nello spazio, quindi iniziamo a fare diminuzione. Nel primo punto alto sottostante, il primo punto alto a metà, poi il secondo qua, il terzo qui, il quarto qui allo spazio e il quinto nel punto alto sottostante. Ecco qua, sono 5. Però per essere chiara dobbiamo andare a vedere qua, noi siamo qui, eccolo qua, quindi primo è qua nello spazio 1, sopra 1, qui nello spazio 1 e poi un altro qui e siamo giusti. Dovete lavorare uguale, ok, uguale a questo qua, non so se avete visto, ecco qua, sopra un punto alto, sopra il punto alto sottostante faremo un punto alto a metà, nello spazio 1 a metà, uno sopra, uno qua e uno qua sopra nello spazio, quindi giusto. Iniziamo lavorando i nostri punti alti, ok? Andate lavorando così fino ad arrivare, lasciate lo spazio di 4 punto alto sottostante, ok? Cioè nel senso, lasciate due blocchetti non punti alti, lasciate questo libero e questo, lavorate fino qui i punti alti, andate avanti così, poi torno con voi. Ecco qua, sono tornata, quindi l'ultimo punto alto faremo nello spazio sottostante. Prendo 3 volte filo e vado nel primo punto alto,
sottostante e faccio il mio punto alto, triplo. Ecco, giro il mio lavoro, ok, faccio 1, 2, 3, 4, 5. Adesso vedo in che giro sono, ho fatto un giro, 2, 3, 4, 5, devo andare al sesto, quindi vado a verificare da quell'altra parte, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, sono nel sesto giro, questo qua, quindi salto 1, 2, 3, nella quarta, nel quarto punto alto entro, quindi allora 5 catenelle, ok, salto 1, 2, 3 e nel quarto punto alto entra questo qua, okay. Scusate, mi devo prendere a rilievo davanti addirittura, salto 1, 2, 3 e prendo avanti, faccio un punto alto a rilievo. Adesso lavoreremo tutti i punti alti a rilievo prendendo davanti fino ad arrivare alla nostra diminuzione. Andate avanti così, ok, fino ad arrivare a diminuzione, vi faccio vedere ancora una volta. Ecco qua, sono arrivata. Ok, quindi c'è due punti alti, vedete qui. Quindi questo qua è il primo, faccio un punto alto a rilievo a metà e il secondo a metà, faccio questo qua così, prendendo così, vedete, tiro e ancora il terzo punto alto a metà, il quarto punto alto a metà, eccolo qua, e quinto, ecco qua, quindi chiudo tutto e torno lavorando, ok, solamente i punti alti a rilievo prendendo davanti. Andate avanti così, torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata, quindi è rimasto 3 alla fine e abbiamo saltato 1, 2, 3 all'inizio, quindi qua faremo un punto alto doppio, ecco qua. No, non doppio, triplo, scusatemi, ecco qua, tiro, giro, vediamo, adesso siamo, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo qui alla settima, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iniziamo la settima, giusto. Allora, per salire saliamo con sempre 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Quindi qua dobbiamo vedere quanto abbiamo lasciato, vedi? 1, 2, 3, 4, nel quinto siamo entrati. Allora, 1, 2, 3, 4 e nel quinto, eccolo qua, entriamo. Quindi catenella, salto 1 nel prossimo punto alto, catenella, salto 1 nel prossimo punto alto, una catenella, salto 1 nel prossimo un punto alto, catenella, salto 1 nel prossimo un punto alto, catenella, salto 1 nel prossimo punto alto, catenella, salto 1 nel prossimo un punto alto. Ecco qua, siamo arrivati, ecco, aspettate, voglio vedere come ho fatto qui, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, il settimo, ecco, quindi abbiamo fatto sempre nei due. Vediamo qua, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, quindi 2 di là, 2 di qua, uguale. Allora, una catenella,
salto 1, vado nel prossimo e faccio un punto alto a metà, qua nel secondo punto alto a metà, qua un punto alto a metà, nel punto alto sottostante un punto alto a metà e ancora nel punto alto un punto alto a metà, e sono 5. Chiudo tutte insieme, una catenella, salto 1, vado nel prossimo, un punto alto, catenella. Quindi adesso finisco questo giro, che manca solo due giri per finire, quindi vado più veloce, ok? Quindi avete già capito più o meno come si fa, quindi vado avanti con le mie caselle separate da una catenella. Ecco, 1 2 3 4, vediamo all'inizio se abbiamo lasciato 3. 1 2 3, okay. Quindi qua, aspettate, ecco perché qui vedete, qui c'è 1, dove sono? Aspettate un attimo, sono persa. Ecco qua, sono qua, ecco, 1, 2, 3, 4, 5, e qua, 1, 2, 3, 4, quindi rimanerà un in più qua e un in meno qui, per essere pari, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, è giusto, mamma mia, sono io che... Allora, prendo 3 volte il filato, ok, faccio il mio punto, metto qua e faccio il mio punto alto triplo, ecco qua, e quindi qui. Adesso iniziamo a fare questo qua, ok? Giro. 1, 2, 3, 4. 5, sempre per salire con le catenelle, salto 1, nel prossimo faccio un punto alto, ancora un punto alto, un punto alto nello spazio. Fammi vedere se il penultimo è proprio così, perché deve essere sicura. Sì, salto 1, addirittura ho iniziato nel punto alto, ok, punto alto, non nello spazio. Quindi torniamo indietro, 5, per questo che ho detto di guardare sempre la parte che abbiamo fatto già prima, perché deve essere uguale, se no viene storta il nostro maglione. Quindi salto 1, salto 2, vado qua nel punto alto, guardate qui, vedete, metto a dritto. Abbiamo saltato 1, saltato 2, iniziato nel punto alto. E qua lo stesso, vedete? Abbiamo lasciato libero 1 e 2. Quindi dobbiamo lavorare uguale, identico. Quindi, allora, punto alto qua, punto alto qui. Allora, manca solo questo giro e l'ultimo per finire. Ok, la rifinitura. Il nostro maglione sottostante, tutta la parte di sotto, invece di a V, di a punta, invece va tutta dritta. Allora, ho preso, fammi vedere il primo spazio, ok, la stessa cosa ho fatto, quindi qua nel primo faccio un punto alto a metà. Qui nello spazio un punto alto a metà, qui sopra, faccio qui un punto alto a metà, punto alto a metà qui, che sono 4, e l'ultimo punto alto qua, chiudo tutte insieme, no, qui non chiudo, tiro solo e inizio a lavorare i punti alti, punto alto nello spazio sottostante, punto alto e punto alto, un punto alto ancora, punto alto nel punto alto e ancora un punto alto, punto alto, punto alto,
adesso dobbiamo fare l'ultimo giro di ritorno, ok? Poi abbiamo fatto, ecco, lavoro fino qua perché ho lasciato due liberi, quindi prendo tre volte e faccio un punto alto triplo, tiro 1, tiro 2 e tiro 3, giro mio lavoro, ok? Quindi adesso dobbiamo lavorare questo qua, vedete? Due punti alti e poi si fa la diminuzione, lasciamo 1, 2, 3, 4, 4 punti alti nel quinto inizio, quindi 1, 2, 3, 4, 5 catenella, dobbiamo fare punti alti a rilievo prendendo da dietro, ok? Salto 1, 2, 3, 4 nel quinto, che è qui, punto alto a rilievo, 1, secondo, ok? Poi 1, 2, poi ho iniziato la mia diminuzione, 1, 2, e quindi qua un punto alto a metà, un punto alto a rilievo prendendo da dietro a metà, questo faccio tutto, passo di qua e faccio ancora un punto alto a rilievo, qua c'è un punto alto a rilievo, è il quarto, ok, e l'ultimo che è questo qua, punto alto a rilievo, quindi qui chiudo, punto alto a rilievo 1, punto alto a rilievo 2, ecco, poi faccio, tiro 2, 3 volte, faccio il mio punto alto triplo, tiro 1, tiro 2 e tiro 3, e quindi qua da base 2 catenella si taglia il nostro filo e abbiamo finito. Adesso vi faccio vedere com'è, ok, aspettate. E vi faccio vedere com'è. Allora, questi punti marca punti lo tolgo perché ho messo per vedere dove ero nel giro che stavo facendo. Eccoci qua, vediamo com'è venuta. Non è bella di più, guardate che meraviglia. Ecco, tutto dritto, perfetto, vedete qua, qua, dritto uguale. Beh, se volete dritto, il sistema vi ho fatto vedere, vi ho spiegato. Adesso diamo inizio alla nostra manica, ok? Eccoci qua, adesso diamo inizio alla nostra manica, vi faccio vedere come iniziare a lavorare, ok? Quindi un attimino solo che, allora, qua, qua, ok, questo qua, lo metto in marca ponti così non mi perdo, vi faccio vedere come ho lavorato, ok? Allora, tendo a dire che la manica potete allargare, stringere, potete lavorare come volete. Infatti io la prima riga ho fatto più vicino i quadretti per fare la lunghezza che volevo io, cioè la larghezza. Quindi adesso iniziamo, damo inizio. Lavorerò le maniche con uncinetto numero 4 invece di 4,5, ok? Allora, vi stringe di più, se no viene troppo morbido, troppo largo, e non mi piaceva. Quindi prendete così, vedete, questo potete lasciare anche senza manica, come ho detto, e rifinire tutto qua con punti bassi, ogni spazio un punto basso per stringere, qui punti bassi normale. Allora, fatto il mio capietto, vedete qua, entro qui,
vedi dove c'è il punto alto, entro qua e passo, ecco qua, passo una catenella, ok, qua prendo il mio filato. Quindi qui ho iniziato subito un punto alto nel primo punto alto qua. Quindi vado dentro proprio, ok, e faccio un punto alto. E questo filato passo qua, così lo nascondo, ok. Una catenella. E adesso ho saltato un punto alto. Quindi salto uno, nel prossimo entro proprio in mezzo. Tiro, faccio un punto alto. Questo filato passo dietro. Da così. Tiro qua e ecco qua, una catenella. Vediamo il prossimo. Salto uno pure. Salto uno, vado nel prossimo e passo un punto alto. Una catenella. Poi vediamo. 1, 2, 3, ho fatto. Ancora 1, 2, 3, 4. Faccio ancora uno, salto uno e nel prossimo entro. Mi raccomando, deve essere uguale, perché se no dopo viene, si vede la differenza, ok? Quindi ho saltato normale 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3. Già qua vi farò 1 e 2 vicino, quindi una catenella. Prendo il mio filo, faccio qua, proprio vicino, non salto, punto alto, qui faccio un punto alto, una catenella. Quindi qui salto uno, vedete? Salto uno, una catenella, salto un punto alto, nel prossimo entro e faccio un punto alto. Ok. Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3, due insieme. Salto uno, ok, che è questo qua, e ancora uno insieme. Ok. Un insieme. Allora, salto uno insieme, adesso salto uno, una catenella, salto un punto, vado nel prossimo e faccio un punto alto. Aspettate che non mi voglio perdere, perché se no Allora, 1, 2, 3, ok, 3, 1, 2, 3, due insieme, salto uno, faccio uno, ok, qua, ancora uno, salto uno e qua, io sono qui, non voglio perdere, devo fare uguale, quindi adesso una catenella, ok, ho fatto questo, salto uno e nel prossimo faccio un punto alto. Punto alto. Una catenella, faccio un vicino, vedete? Una catenella e faccio ancora il secondo vicino. Scusatemi, non avete visto. Scusatemi, è cascato tutto. Ecco. Allora, dopo qui, che è questo qua, sono qui, no? Ho fatto 1, 2, 3, 1, 2, 3 insieme. Poi una catenella, salto uno, nel prossimo entro e faccio un punto alto. Ok. Salto. Una catenella, salto uno, nel prossimo ancora un punto alto. Qui ho saltato due, guardate. 1, 2, 3, 1, 2, 3, salto uno, faccio uno, eccolo qua, salto uno, faccio uno, ok. Poi una catenella, salto ancora uno, faccio uno qua. Poi una catenella, faccio ancora uno vicino,
una catenella e uno vicino, sono, ecco qua, tutte e tre. 1, 2, 3. Quindi adesso faccio normale, una catenella, salto uno, vado nel prossimo e passo un punto alto. Ecco qua, una catenella, salto uno e nel prossimo faccio un punto alto. Aspettate che proprio in mezzo dobbiamo fare, ecco, faccio una catenella e qui c'è uno, ok, lasciamo, andiamo agganciare il nostro uncinetto qua, vedete qui nel punto alto sopra, punto bassissimo, ecco, ok, abbiamo fatto il primo giro. Adesso per salire faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, vado qua, possiamo fare anche 2, facciamo 2, vado qui, vedete sopra a punto alto, le catenelle sono 3, quindi punto bassissimo. Quindi adesso giro, il nostro lavoro a ritorno sarà tutto punto alto normale, ok, cioè praticamente ecco, faremo un punto alto sopra e punto alto sottostante, punto alto, punto alto, lavorate tutti i punti alti così, un punto alto sopra il punto alto sottostanti, un punto alto nello spazio fino ad arrivare al penultimo quadretto, poi torno con voi, lavorate così, ecco qua sono arrivata, vedete, un punto alto nello spazio sottostante, poi faccio un punto alto nel punto alto, ok, qua nello spazio un punto alto, invece qua no perché già c'è, quindi vado proprio qua sopra, guardate qua, qua in mezzo tiro, ecco qua punto bassissimo, faccio 2 catenelle e mi aggancio qua nell'ultima catenella dove c'è il punto alto, punto bassissimo, giro il mio lavoro, ok, è sempre un lavoro, lavorare girando sempre. Allora adesso dobbiamo lavorare i punti alti a rilievo prendendo da dietro tutti, dobbiamo lavorare tutti normale senza aumentare niente, ok, così andate lavorando così fino all'ultimo, al penultimo punto alto sottostante, poi ritorno con voi, lavorate così, ecco qua sono arrivata, ok, nell'ultimo punto alto a rilievo prendendo da avanti e qua andiamo qua sopra, guarda qua nel punto alto proprio e facciamo un punto, anzi aspettate che c'è un punto alto qua da lavorare, non l'ho visto, fate attenzione, eccolo qua, e adesso sì, punto bassissimo, vi faccio una, o potete fare 2 catenelle oppure potete, guardate, passare da qua, 1, 2 e 3 catenelle, comunque vi fa più piacere, insomma. Allora giro il mio lavoro, adesso faccio già una catenella e devo vedere cosa ho fatto nella manica, dove sta, ok, questo è il primo giro. Allora la stessa cosa, quindi qua ho saltato uno e ho fatto, allora iniziamo così, deve essere uguale preciso, poi dopo una volta che abbiamo aumentato questi due giri, quegli altri sono tutti normali come vedete, ok, quindi facciamo solo attenzione in questi due giri di quadretti che dobbiamo aumentare un po', ok, allora quindi
una catenella, salto 1, vado nel prossimo e faccio un punto alto, ok, una catenella, faccio nel prossimo punto alto, faccio 1 senza saltare un punto alto sottostante e faccio il prossimo, ok, vedi, 1 e salto 1, poi faccio 1, 2, 3 insieme, salto 1, faccio 1, 2, 3 insieme, poi faccio una catenella, salto 1, adesso salgo con i miei marcapunti, vi faccio vedere dove sono, ho fatto 1, 3 insieme e sono qua, ecco qua, ok, adesso faccio una catenella ancora, ok, che sto qua, saltato 1, fatto 1, una catenella, salto 1 e faccio ancora un punto alto, ok, ecco qua, una catenella, 1, 2, 3 e salto ancora 1, salto 1, vado nel prossimo e faccio un punto alto, adesso faccio 3 insieme, salto una catenella, vado nel prossimo punto alto, faccio 1, una catenella, nel prossimo punto alto, faccio 1, una catenella, nel prossimo punto alto, senza saltare nessuno, faccio 1, quindi io sono arrivata qua, ho fatto questi 3 qua, 3, ok, io adesso ho fatto questi 3 insieme, ok, 3 insieme, poi 1, 2, 3, salto, allora una catenella, salto 1, punto alto sottostante, faccio nel prossimo un punto alto, una catenella, salto 1 e nel prossimo un punto alto, ok, una catenella, salto 1, nel prossimo un punto alto, quindi fatto 1, 2, 3, guardate, 1, 2, 3 e adesso faccio 3 insieme, quindi una catenella, faccio 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, non dobbiamo sbagliare, faremo ancora una catenella e un punto alto nel punto alto sottostante senza saltare niente, quindi adesso io ho fatto questi, devo saltare 1, 2, 3 e 4, ok, allora una catenella, salto 1, vado nel prossimo punto alto, catenella, salto 1 nel prossimo punto alto, catenella, salto 1 nel prossimo punto alto, giusto? Vediamo se è giusto. 3 insieme, 1, 2, 3, 1, 2, aspettate, mi sono persa, ah, sono qui, 3 insieme, ho fatto 1, 2, 3, però ho saltato 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, devo saltare ancora 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok, 1, faccio 3 insieme, 1, una catenella e terza, 3 insieme, ok, eccolo qua, adesso salto una catenella, non so che ho sbagliato, aspettate un attimo, allora 1, 2, 3, 1, 2, 3, andiamo, allora 1 con 3, sto contando 1, 2, 3 insieme, 1,
2, 3, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ok, adesso sono arrivata qua, e qui devo fare, allora, salto 1, faccio 1 qui, una catenella, salto 1, vado nel prossimo, ok, poi salto 1, però qua 1, 2, 3 e 2 insieme, 1, 2 e 3, ok. Allora, una catenella, faccio uno qua, aspettate, uno qui, uno qua, e uno qua, poi una catenella e vado a, metto qua, vedete qui, punto bassissimo. Per essere sicuro adesso io conterò quanti quadretti ho fatto, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Io sono qua. Adesso conto quanti, allora, alzo qui sopra, non sotto, scusatemi, ecco qua, sono qui, quindi conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, come 24, 24, allora, questo è primo e secondo, ecco, contiamo bene, guarda, facciamo così, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, quindi mi sa che ho fatto un in più, di qua, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eccoci qua. Allora, fate solo attenzione qua, perché questi due giri ci sono dei aumenti, quell'altri no. 24, quindi aspettate, riconto perché mi sono perso il conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, 24, quindi questo qua non va, va qui, ecco qua, eccoci, ci siamo. Adesso cammino, potete camminare così per salire con 3 catenelle oppure fate 2 come ho fatto vedere anche prima, ecco, giro mio lavoro. Adesso un punto alto. Okay, torniamo indietro lavorando tutti i punti alti, normale, come prima, ok, fino ad arrivare all'ultimo punto alto, poi torno con voi, vi faccio vedere come andare avanti adesso.
andate avanti. Eccoci qua, sono arrivata all'ultimo punto alto che è nello spazio sottostante, poi arrivo qui, punto bassissimo, salgo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, ok, giro mi lavoro. Adesso dobbiamo lavorare punti alti a rilievo prendendo da dietro. Ecco, 1, 2, ok, senza aumenti andiamo avanti così. State avanti lavorando così fino ad arrivare all'ultimo punto alto, poi torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata all'ultimo punto alto a rilievo. Arrivo qua, vedete nel punto alto, tiro punto bassissimo, cammino qua, una catenella, due, e la testa. Ok, adesso il nostro giro va lavorato, un punto alto, salto 1, un punto alto, salto 1, punto alto, salto 1, quindi normale. Allora, giro, mi lavoro così. Ok, quindi faccio una catenella, salto 1, vado nel prossimo. Una catenella, salto 1, vado nel prossimo. Una catenella, salto un punto alto e nel prossimo. Quindi lavorate così adesso, normale, ok, senza aumenti, fino ad arrivare all'ultimo punto alto, ok, sottostante. Ecco qua, sono arrivata, ok, all'ultimo punto alto, questo è l'ultimo, quindi una catenella, vado direttamente qua nel punto alto, entro, punto bassissimo, salgo con 3 catenelle, una, due e tre. Torno indietro lavorando tutti i punti alti, normale. Ok, stiamo quasi arrivando, vedo la fine. Guardate che meraviglia. Ecco, questa è la nostra manica che stiamo lavorando. Quindi andate avanti così, anzi, inizio con voi. Ok. Da qua direttamente prendete il filo e iniziate a lavorare i punti alti. 1, vedete il punto alto nel punto alto nello spazio e punto alto sottostante. Andate avanti lavorando così fino ad arrivare all'ultimo punto alto. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo, ok, fatto l'ultimo punto alto nello spazio sottostante, quindi arrivo qua, punto bassissimo. Salgo ancora con 3 catenelle, ok, una, due e la terza. Giro mio lavoro, adesso lavoro punto alto a rilievo prendendo davanti, quindi andate avanti lavorando così, poi faremo la rifinitura delle ascelle, cioè nel senso allora manca solo uno, ok, poi dobbiamo unire qua per lavorare in tondo, poi ok, lo scalfo per le maniche, quindi stiamo lavorando questo adesso. Lavorate tutti i punti alti prendendo davanti a rilievo, ok, fino ad arrivare all'ultimo, poi torno con voi, andate avanti così. Ecco qua, sono arrivata, quindi arrivo qui, punto alto, punto bassissimo, salgo ancora, ok, con 3 catenelle, giro il mio lavoro.
una catenella, salto 1, nel prossimo un punto alto, una catenella, salto 1, nel prossimo un punto alto. Ok, dobbiamo lavorare così fino ad arrivare, ok, all'ultimo punto alto. Poi torno con voi per fare gli ultimi giri per andare a lavorare in tondo adesso per le maniche, ok? Andate avanti così, punto alto, catenella, salta un punto alto sottostante e si fa il punto alto. Andate avanti così. Ecco qua, sono arrivata, ok? Quindi ho fatto una catenella, arrivo qua, il punto alto, entro, punto bassissimo. Adesso vediamo un attimo come abbiamo fatto per non sbagliare. Ok, vedete? L'ultima riga. Allora, andiamo a guardare bene come ho fatto qualche aumento. Quindi lo faccio normale, ok, normale, quindi ecco qua, questo filo lo lascio qua che dopo lo nascondo. Quindi salgo con 3 catenelle, anche se c'è un punto alto qua, io vado in mezzo, ok, questo filo lo lascio qui e vado qua, ok, giro mio lavoro. Guardate, prendo il mio filo e inizio a lavorare tutti i punti alti, un punto alto nello spazio, un punto alto sopra e punto alto nello spazio, e così dobbiamo lavorare tutti i punti alti. Lavorate così fino ad arrivare al penultimo quadretto, ok? E poi torno con voi e vi faccio vedere come fare il prossimo giro, e così potete lavorare poi dopo in tondo, ok? Senza aumenti, senza niente. Va bene? Andate avanti così. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo punto alto nello spazio sottostante, quindi arrivo qui nel mio punto alto qua, ok, e punto bassissimo. Adesso vediamo cosa ho fatto. Quindi ho fatto uno qua, uno qui, uno qua e poi iniziato. Quindi facciamo così, guardate. Qui c'è un punto alto, vedete? Sono entrata così, guardate. Fammi girare bene. Siamo qua, ok. Quindi entro qui, in questo punto faccio un punto alto a rilievo, prendendo davanti. Ok. E prossimo lo prendo qua. Vedete? Vi faccio vedere il prossimo. Vedete qua che c'è un punto qui. Vedete? Allora facciamo così. Ecco qua. Qua ha un punto, ok? Quindi prendo, faccio uno. E prossimo è qua. Due. Il prossimo, ok, e così dobbiamo lavorare, ok, punti alti a rilievo, ok. Adesso lavoriamo in tondo, quindi senza nessuno sbaglio. L'unica cosa è qui che ho preso un punto alto da qua, vedete, poi ho fatto un punto alto qui sopra, poi un punto alto qua. Quindi 3 punti alti in più, e il quarto quando arrivo metto qua, ok? Quindi lavoriamo in tondo così per
prendendo davanti, adesso non ha bisogno di girare o rigirare, lavorare avanti e indietro, dobbiamo lavorare solo in tondo adesso, ok? Io vado avanti e poi torno con voi, ma prima contiamo quanti punti alti ho fatto qua. Se vedete c'è due insieme qua e due qua, quelli che ho fatto prima, ok? Quindi mettiamo un marca punto qua, va? Devo essere precisa anche questo giro, devo contare quanti punti alti sono riuscita a fare. Quindi uno, conto da questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6, 47, 48, 49, 50, 51. Allora, devo fare 51 punti alti, adesso conto, ma finirò con 51, anzi riconto un'altra volta, poi torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, io ho fatto tutto il giro, vedete, ho contato, quindi qua c'ho 50, e l'ultimo è questo qua che avevo detto che quando finivo prendevo anche questo, quindi sono 51 punti alti a rilievo, eccolo qua. Ok, giusti, quindi salto 1, 2 nella stessa catenella, entro, vediamo di prendere bene, entro, punto bassissimo. Adesso dobbiamo solamente lavorare in tondo, quindi do inizio questo giro con voi, poi dopo andate avanti da sola perché è molto facile, no? 3, 4, salto un punto, nel prossimo entro, faccio un punto alto, quindi sono tutti punti di ripetizione che abbiamo già fatto insieme, quindi dovete arrivare alla lunghezza desiderata, che sia tre quarti, che sia manica corta, che sia manica lunga, poi dopo vedete voi quanti giri dovete fare. Quindi adesso dovete lavorare solo in tondo, ok, così, poi quando arrivate qua, l'ultimo punto è qua, questo si lascia e si aggancia qua, io farò tutti i giri e torno con voi. Ecco qua, io ho agganciato qua l'ultimo, quindi si lavora normale, come ho detto, 3 catenelle e iniziamo a lavorare tutti i punti alti in tondo, però questa volta, ok. Allora, siccome in questa manica, ok, qui ho contato, ho fatto 25 quadretti saltando un punto alto. Quindi qua ho fatto 25 quadretti saltando un punto alto. L'ultimo punto alto, ok, è rimasto un in più, ma è questo qua perché va agganciato qui. Ok, quindi va bene. E adesso si lavora in tondo seguendo i punti, ok, di ripetizione che abbiamo fatto. Quindi adesso vi faccio vedere, vi conto quanti, vedete, guarda, questa è manica corta, se uno vuole manica corta fai un altro giro, poi finisci o in quadretti o in punti alti, come preferite voi, manica tre quarti o manica lunga. Allora, la mia manica, ok, questa è questa che sto facendo, quindi guardate dove sta, ecco qua, c'è questo, contiamo da qua, questo è l'ultimo, ok, dove abbiamo agganciato per lavorare in tondo, quindi conto 1,
conto dei punti alti e rilievo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ok, ho finito con i punti alti a rilievo. Poi, come ho detto prima, voi fate la lunghezza desiderata che volete voi. Io vado avanti con la mia manica, ok, poi torno con voi per fare la rifinitura del collo, va bene? Io vado avanti, andate avanti anche voi con quanti giri volete fare, se volete fare manica corta, manica tre quarti o manica lunga. Comunque morbidosa, bellissima, mi sono proprio innamorata di questo punto. Poi dopo qui devo passare con l'ago, nascondo tutto, i filati, poi qua sotto farò una rifinitura pure qua, poi torno con voi. Andate avanti ragazze e poi torniamo solamente per fare tutta la rifinitura del nostro bellissimo maglione, ok? Eccoci qua, come ho detto prima, ho rifinito insieme a voi, ok? Siccome mi è avanzata ancora dei filati, faremo una bella rifinitura qua, ok? Prendo il mio filato. Questa è una cosa in più, se volete fare la rifinitura, ok? Se no, altrimenti potete lasciare così. Io inizierò qua, dall'angolo, ok? Quindi entro, punto basso, ok, questo filato inizio a nascondere, allora uno, una catenella, due, ok, rientro qui, faccio ancora tre punti alti, con le catenelle sono quattro, tre e quattro, ok. Questo pezzettino qua poi dopo lo nasconderò, vado qui, faccio un punto basso, ok, puntino, 3 catenelle con punto basso, un punto basso, 2 catenelle, un punto alto, quindi qua nello spazio faremo ancora 3 punti alti, 2 e 3, con le catenelle sono 4, ritorno allo spazio, punto basso, e così lavorerò tutto e la mia rifinitura, ok, sottostante, così per rifinire un po' più carino. Ecco qua, punto basso, 2 catenelle e continuo lavorando le mie mattonelle, mattonellina o quadrettini, come volete chiamare. Ecco lo spazio, un punto basso, ok, lavorerò così fino ad arrivare qua, poi vi faccio vedere qui come andare avanti. Andate avanti così, poi torno con voi. Ecco qua, sono arrivata al mio ventaglietto sottostante, quindi punto basso, 2 catenelle, continuo lavorando, ok, i miei tre punti alti, con le catenelle sono 4, ok. Ecco qua nello spazio, punto basso, e lavorerò così fino ad arrivare qua, poi torno con voi. Andate avanti così. Eccoci qua, sono arrivata all'ultimo, ok, qui ho tagliato già il pezzettino che era fuori, e quindi qua entro qui, ok, e faccio un punto bassissimo, ok, qua, poi faccio 2 catenelle, taglio il mio filo e quindi qua posso tirare bene. Poi adesso nasconderò questo filato, passo qua dietro, vedete qua, tiro qui, passa ancora un po', potete fare la rifinitura come volete voi, ok?
io cerco di nascondere il filo così poi taglio. Passo un po', poi torno con voi, ok? Eccoci qua, guardate che meraviglie, ok? Come ho detto dall'inizio, ridico ancora, se volete fare questo bellissimo maglione in punta, senza fare la rifinitura ai lati, viene bellissimo uguale. Se volete realizzare così come ho fatto io, tutto dritto, e fare la rifinitura che abbiamo fatto adesso, è meraviglioso. Direi che le maniche lasciamo così, non facciamo la rifinitura perché è bello così indossato, come avete visto già nella intro le foto. E invece all'inizio rimane uguale. Comunque, come vi ho detto, già l'ho spiegato dall'inizio fino ad ora, questo bellissimo tutorial va dedicato alla mia cara amica Sabrina Gagliata e al bellissimo gruppo suo. Spero che vi piaccia. Se vi piace i miei tutorial, regalatemi quel bellissimo mi piace, pubblicate i miei tutorial, scriveteci, cliccate sopra la campanellina, che così ogni volta che esce un mio tutorial, YouTube vi manda un messaggino, ok? Pubblicate, fate vedere a tutte le vostre amiche se fate e realizzate i miei progetti. Vi prego di pubblicare e indicare la fonte, cioè la fonte vuol dire il tutorial. Scriveteci al mio canale di YouTube. Vi invito a tutti voi a iscriverci nei miei due gruppi che ho su Facebook e anche sulla mia pagina Giacarte Uncinetto. Trovate la pagina e trovate anche i due gruppi. Il primo gruppo è solamente per il mio canale di YouTube, dove realizzo le live, dove faccio dei progetti veloci nel mio gruppo. Il secondo gruppo è pubblicità e vendita, quindi potete pubblicare quello che volete, ok? Vi aspetto nei miei due gruppi, nella mia pagina, e vi aspetto anche qua su YouTube. Se vi piace i miei tutorial, vi ringrazio tantissimo, sono onorata quando vedo i miei tutorial che fate pure voi, pubblicate, ok? Comunque, ancora una volta va dedicato questo bellissimo tutorial alla Sabrina Gagliata e al suo bellissimo gruppo. Ciao ciao ragazze, al prossimo tutorial. Ciao ciao!